quindi allora, chiediamo a Sergio Rama di anche fare un po', di tirare un po' le conclusioni di tutti questi discorsi della sua prospettiva. Allora sarò breve, ma questa volta veramente, perché alle 7:30 mi devo prendere e devo andare via, qui questo è il primo dato tranquillizzante, perché l'ora non è, l'ora non è di quelle felici, siamo indecisi tra il cappello e l'inchino, per cui in qualche modo dobbiamo. Allora, io inizio tentando di collegarmi con alcune questioni che sono state trattate in precedenza, da un stimolo che nasce da due film di un regista, il regista Giorgio Diritti. Non so se avete visto quello più famoso, che è L'uomo che verrà, Giorgio Diritti, quello che si svolge durante le stragi della Seconda Guerra Mondiale, forse quello più bello, che è Il vento fa il suo giro. Ecco, se non vi è capitato di vedere questi due film, andate a vedere, perché sono uno più bello del fatto. Perché cito Giorgio Diritti? Perché in questi due film in particolare lui fa, tra le altre cose, fa anche un'operazione di raccordo tra territorio, narrazione e comunità. Allora si vede una scena del film, una scena presente, poi come dire, un tipo di argomento presente anche in altri film importanti, si vede questo raccontare a sera, attorno al fuoco, fare vedere queste campagne emiliane, il raccontare uno agli altri, in particolare le persone più anziane e le persone più giovani, il raccontarsi, il raccontare sostanzialmente da una persona all'altra, raccontare storie vere, storie reali, storie fantastiche, storie assolutamente immaginate, no. Allora, perché poi Il vento fa il suo giro, noi abbiamo invece un'altra dimensione di narrazione territoriale un pochettino più inquietante, di narrazione comunitaria un pochettino più inquietante, perché sono sempre abituati a pensare che ci siano, come dire, delle cose buone in sé, come ad esempio le comunità possono essere anche molto discusse e pericolose, Giorgio Diritti ci dà una dimostrazione. Allora, perché dico questo? Dico questo perché secondo me per un pedagogista, evidentemente, per cui attende i processi formativi, che siano intenzionali o meno, è molto importante, perché quella scena dà l'idea di come da una parte le narrazioni educassero gli altri, ad esempio a concepire la vita in un certo modo, a immaginare mostri paurosi negli oceani, a sentire che le città, no, imparare che le città sono diverse dalle campagne, proprio erano narrazioni che educavano, sviluppavano apprendimenti, come sempre le narrazioni fanno. Nello stesso tempo si era anche educati a narrare in un certo modo. In quel caso si era educati dalla continuità, dall'affiancamento, proprio dal rapporto fisico con l'altro, dal fatto che era sempre andato così, si era educati a pensare di raccontarsi agli altri in quel modo. Allora, la cosa secondo me è molto interessante, perché le modalità, le forme della narrazione devono essere legate ai tempi. Significa che noi oggi, poi lo riprenderò brevemente, viviamo in un momento di passaggio, siamo certi delle narrazioni che stanno andando perse, si stanno in qualche modo esaurendo, non siamo ancora convinti delle narrazioni che ci saranno. Tant'è che cominciamo a ipotizzare che non ci sono più narrazioni, mentre la narrazione ha assunto delle forme completamente diverse, che vanno, per esempio, le nuove tecnologie sono degli strumenti che consentono narrazioni prima mai viste. Noi abbiamo ancora un'immagine consentita, premoderna, della narrazione vis-à-vis, fatta con la parola da una generazione più anziana a una generazione più giovane. I tempi sono cambiati e non da adesso. Allora, in questo senso, secondo me, è importante, quando si parla di comunità e narrazione, che è il tema del mio intervento, tenere presente che sia comunità che narrazione sono due termini, anche territori, evidentemente, sono termini densi di problematicità. E questa problematicità dobbiamo in qualche modo esplicitarla e accarezzarla tutta, se vogliamo poi trasformare questa problematicità effettivamente in risorse. Allora, provo a dire brevemente alcune cose riguardante la comunità e la narrazione. Noi abbiamo da una parte quella che potremmo definire una narrazione comunitaria esaurita, che appartiene alle comunità premoderne, le comunità che sono state letteralmente trasformate, spazzate via dai processi di modernizzazione. Quelle comunità non ci sono più, quelle comunità non potranno più tornare, quantomeno nei paesi occidentali, però noi di queste comunità abbiamo una memoria ancora attiva e operante, che viene trasmessa in maniera più o meno allucinatoria, non è quello il problema, viene trasmessa, perché abbiamo un'idea, ad esempio, di comunità premoderne,
quelle che anche Giorgio Diritti ci fa vedere, anche se non so se possono essere definite comunità o famiglie allargate, di comunità premoderne dove anche attraverso la narrazione esisteva una situazione di formazione, una situazione tra i soggetti idilliaca che aveva nella narrazione una delle sue espressioni. Signori, quelle comunità sono state spazzate via anche perché nessuno le voleva, perché nessuno le ha difese. Andiamoci a leggere i testi di Revelli sulle donne, sui contadini. Sono comunità che sono state spazzate via anche perché nessuno ha difeso. Sono comunità che generavano forme di infelicità quotidiana paurose. Allora, secondo me, su questo dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti perché quando parliamo di comunità dobbiamo da una parte non avere come riferimento le comunità premoderne che non esistono più e non potranno più esistere. Nello stesso tempo essere molto attenti ad altri tipi di narrazione, ad esempio alle narrazioni comunitarie intesa come resistenza ai processi di modernizzazione. Processi di modernizzazione che non sono ancora conclusi. Ecco allora che io ti narro, no? Di una comunità che non c'è ma c'era, o che potrebbe addirittura esserci, più che sono narrazioni del futuro. Potrebbe ancora esserci, e qui troviamo, attenzione, e in qualche modo secondo me c'è una connessione con quanto veniva detto prima sul welfare. Troviamo delle comunità che sono delle isole di soggetti isolati dal mondo, ma troviamo anche quelle dimensioni comunitarie che sono in connessione con la crisi del welfare, comunità per immaginate, leggere, eccetera, che ad esempio sono le comunità di strada, presunte tali. Sono le banche del tempo, che oserei dire, un progetto sostanzialmente fallimentare, ma che viene costantemente riproposto come progetto centrale. Allora abbiamo il nesso tra comunità e narrazione che vede tutte queste cose. Nello stesso tempo abbiamo la comunità come risposta risolutiva ai problemi del presente. Allora il welfare community, su questo aggiungo anche questo da prendere come pinzo, abbiamo delle comunità che ci inquietano profondamente. Lo Stato islamico, questa nuova forma di integralismo religioso, e ha un cemento forte in una dimensione comunitaria. Allora, comunità di narrazioni, sono dimensioni di integralismo religioso, comunità di narrazione come questione profondamente aperta e profondamente critica. Dove le recuperiamo le comunità? Potremmo dire recuperiamo le comunità se non le consideriamo più come strutture in qualche modo dura, come soggetto intermedio tra individuo e dimensioni più alte, che però dominano in qualche modo il soggetto è prevalente rispetto al soggetto. Troviamo la comunità, potremmo forse anche chiamare in un altro modo, ma secondo me va chiamata comunità, laddove noi facciamo un'operazione di alleggerimento del senso del tema della comunità e cominciamo a dire che possiamo parlare di comunità, e sono quelle che ho sperimentato anche in qualche modo promosso voi in questi giorni, così adesso che lo trovo non vi ho fatto la domanda, che ho sperimentato dove quando si parla di realtà, di relazioni sociali in potenza o in atto, relazioni sociali che noi notiamo anche per la loro modestia da un punto di vista della quantità e forse anche della qualità, non sappiamo, perché in qualche modo relazioni sociali che possiamo e dobbiamo aumentare, che stanno su un contesto che definiamo territoriale, che fondamentalmente significa relazioni che stanno su un assetto urbanistico, produttivo e di altro tipo. Allora, quella dimensione comunitaria nasce ed è valorizzata laddove le persone possono finalmente pronunciare la parola noi e sentire in qualche modo una parola noi, aggiungerei molto leggera per cortesia, perché il noi pesante, il noi identitario pesante è profondamente pericoloso, per cui quel noi che sta per una sera, quel noi che sta per un'iniziativa che fate voi, quel noi che sta quando si produce l'olivotto e viene detto noi produciamo l'olivotto perché è assaggiato la bottane e no. Allora secondo me in questo senso è importante una dimensione comunitaria che mantiene i tratti della leggerezza, anche perché oggi sarebbe difficile scommettere sulle dimensioni comunitarie pesanti se non in termini inquietanti, che deve essere in qualche modo promossa e sviluppata, per cui devono essere promosse relazioni che abbiano dei contenuti che facciano sentire le persone avere un minimo di identità collettiva, non lo so, forse in termini forti, identità collettiva, che si facciano sentire e percepire come una collettività che in qualche modo esiste. Allora, cosa significa tutto questo? Significa che la comunità territoriale noi possiamo farla narrare o già viene narrata insieme. Lo diceva prima Pinto Minerva, noi abbiamo mille modi, mille canali per far sì che la comunicazione arrivano dalle scritte sui muri a molto altro. Aggiungerei
anche questo, attenzione, noi dobbiamo essere veramente degli investigatori per tentare di capire come si stanno parlando le comunità, soprattutto cosa ci stanno dicendo, quali tracce ci stanno lasciando, dove sono, se sono nascoste o meno, cosa ci stanno dicendo. E per cui questa narrazione spontanea noi dobbiamo in qualche modo toglierla. Non è vero che la narrazione non esistono più, hanno delle forme profondamente diverse, evidentemente le modalità diverse rispetto a quelle passate. Altra questione, e qui secondo me la problematicità ci sta, è la narrazione in qualche modo intenzionalmente stimolata da un soggetto da una parte esterna. Voi che siete arrivati in una dimensione comunità. Allora, questa è una questione che è molto importante, perché se è fatta con consapevolezza, è fatta pensando alla restituzione, come voi farete, se è fatta tenendo presente che voi siete soggetti esterni che mentre dopo questa intrusione si pone il problema di come eventualmente è possibile sviluppare poi una presenza diversa o far sì che si sviluppi in qualche modo un'autoconsapevolezza nei soggetti che stanno in un contesto territoriale finalizzato, poi la produzione di forme comunitarie. Allora, se questo è vero, c'è cioè un'intenzionalità di un certo tipo, una cultura, una teoria, una scienza, esiste anche molto altro che noi dovremmo tenere presente. Possiamo dire che ci sono delle narrazioni intenzionali ma artificiali, dove artificiali stati nel falso, nel non veritiero, nel non naturale. E faccio un esempio che riguarda tutti quanti noi. Noi siamo affascinatissimi dalle storie degli anziani, vero? Staremo ad ascoltare. Nei vostri giri familiari, ascoltate per ore. Poi sì, non sempre comunque. Allora, stiamo molto attenti, perché qui mi ricollego a quanto veniva detto prima. La narrazione dell'anziano è qualcosa, uno, che affascina di non anziano. Due, però, stiamo molto attenti se non è l'ultima cosa che è rimasta all'anziano. Cioè, mi narro perché non posso fare altro. Mi narro perché non sono più produttivo, mi narro perché non ho più relazione. È l'importante che ci sia qualcuno. Allora, su questo noi dobbiamo essere molto, molto attenti. La narrazione dell'anziano è inizio, questo significa dotarsi di un filtro che fondamentalmente ci ponga la domanda: cosa sto facendo io in questo momento, come entro nel progetto di vita dell'altro, quando ne esco, cosa succede? Perché alle volte per la narrazione può essere anche l'ultimo strumento, l'ultima spiaggia di relazione che può avere una persona, e questo non lo devo farlo io. Il tema della memoria, evidentemente. Allora, la questione è importante la questione della memoria. È importante per una serie di motivi. Da una parte perché le narrazioni sono strettamente legate alla memoria, e perché tutte le comunità reali, presunte, autodichiarate, eccetera, hanno, si costruiscono e si inventano una memoria. Ad esempio, che faccio sempre, essendo pur sperando di lavorare in termini anche di astratti, generali, teorici, ma la mia esperienza conta, anche la mia esperienza di vita quotidiana, abitando in Lombardia, lavorando in un'area metropolitana. Pensate l'invenzione della memoria da parte della Lega Nord, che si è inventata fondamentalmente, non sono forse tutte le comunità, sono in parte inventate delle storie, anche quelle più nobili della. Allora, il tema della memoria è importante. Dove sta la criticità? Perché non possiamo evidentemente non cogliere la criticità. Che oggi la memoria, noi la interpretiamo ancora come se fosse la memoria delle società premoderne, come se ad esempio fosse una memoria in grado di formare gli altri, in grado di istruire gli altri, in grado di dire all'altro che fare. Se un anziano che dice oggi devi imparare, devi essere attento, devi imparare per la vita futura, un anziano che ci fa una grande cortesia, un grande piacere, potrebbe essere anche un anziano, perché ci stimola a riflettere su una serie di cose. Ma noi scienziati sociali dobbiamo anche dire che questa persona non è in grado di insegnare molto se non di raccontare un'esperienza di vita. L'insegnare molto rispetto, ad esempio, alla dimensione del lavoro, l'insegnare molto rispetto alla dimensione della politica, evidentemente. Allora, questo è interessante, secondo me, è una sfida importante per noi. Tenere presente che noi alle volte abbiamo una concezione della memoria premoderna e viviamo in una società che ha una memoria debole, una società, per esempio, che non riesce neanche a preservare le memorie industriali, le memorie di questi pochi decenni, da alcuni punti di vista, che hanno caratterizzato in maniera forte l'Italia. Allora, questo è interessante, forse perché con l'industria, con la modernizzazione non ci abbiamo ancora fatto i conti. Questo è interessante, ipotizziamo la memoria che è ancora di stampo contadino, quando in realtà si stanno esaurendo le memorie industriali. Non si capisce perché, forse si capisce troppo bene, per esempio le memorie industriali sono le memorie del lavoro. Le memorie del lavoro oggi emerse, le memorie del lavoro
qualche modo socializzate, sono memorie del lavoro che cozzano contro la flessibilità, che cozzano contro l'idea di una vita autocostruita. Le memorie del lavoro sono le memorie della garanzia, in qualche modo, quello che veniva detto prima. Allora su questo probabilmente dobbiamo fare un'operazione alla Marchionne di pulizia totale, eliminare completamente tutte queste memorie. Ed è altrettanto interessante, secondo me, perché da una parte non abbiamo un'immagine, un'idea delle memorie che in qualche modo si nutre ancora di qualcosa di premoderno. Le memorie della società industriale che si fa fatica quasi a raccogliere per una serie di motivi, e viviamo una società che non produce più memoria, ma non produce più memoria perché non produce più fatti, non produce più memoria perché i tempi si sono accorciati tantissimo. Non faccio in tempo a produrre, a stoccare e a trasmettere memoria. Pensate solamente alle memorie degli oggetti. Vale il solito ragionamento che è sempre sottolineato in molti luoghi: oggi la vita delle persone è mediamente più lunga della durata di alcuni oggetti. Provate a pensare quante forme di riproduzione del suono avete incontrato in quanto avete voi. Ci sono state le forme di riproduzione del suono che sono completamente sparite, non vi ricordate più, qualcuno comincia a scordarsi i CD, insomma. Adesso si cambia completamente. Allora, abbiamo una memoria cortissima perché le trasformazioni sono avanzate. Quello che veniva, che viene sempre detto, in realtà da pochi decenni abbiamo cominciato a fare delle cose che l'umanità per millenni prima faceva in modo completamente diverso. Allora, su questo secondo me bisogna raccogliere la sfida. Memorie corte, esperienze corte, dove sta allora, secondo me, un ragionamento interessante sulla stimolazione delle relazioni comunitarie, quello che la comunità si intende, quello che avete incontrato voi in questi giorni? Sta nel fatto che noi dobbiamo costruire la memoria del presente. Cioè, noi ce la dobbiamo, la scommessa grossa è col presente. Come riuscire a produrre memoria, a sollecitare memoria nel presente. Esempio banale, io posso fare la mostra fotografica sugli anni 30 con tutti vestiti a tutte le linee, con le scarpe grosse pulite quando andavano a ballare, ma la scommessa fondamentale è fare la mostra fotografica su quelli che oggi hanno 20 anni, cosa facevano 10 anni fa. Questa è una questione che si nota anche per gli operatori sociali. Noi oggi abbiamo un educatore professionale, un assistente sociale, abbiamo una grande difficoltà perché un educatore a 22, 23, 25, se può, ci ha messo un po' di tempo, che finisce l'università, si deve fare un intervento nei confronti degli adolescenti, 10 anni di distanza, sono 10 anni che pesano, incominciano a non capirsi, a utilizzare linguaggi diversi e dei riferimenti diversi, cosa che evidentemente una volta era impossibile. Noi forse manteniamo la memoria di come erano le cose, no, una narrazione che arriva ancora a noi. Però secondo me dobbiamo lavorare sulla memoria del presente. Dobbiamo lavorare sulla memoria del presente, che può significare molto, può significare in qualche modo una scommessa, significa raccogliere le antiche memorie, quelle che esistono, le testimonianze, le tracce, ma incominciare a lavorare su questo, invitare a produrre memoria alle persone. E invitare a produrre memoria significa che oggi una persona di 15 anni può dirci moltissimo, oserei dire, può dirci molto più di un anziano. Dobbiamo cominciare a convivere con questa realtà, che l'idea dell'anziano narrante è un'idea strutturale che arriva da lontano, arriva da Cicerone, tutto quello che vogliamo, ma noi oggi dobbiamo cominciare a abituarci all'idea dell'adolescente narrante, con cui entriamo in contatto. Adolescente narrante che ha molto da dirci, soprattutto di cose perse, di esperienze che ha fatto. Pensate a un 20-25 anni, quanto può raccontarci di cose perse che non esistono più, è paradossale, ma in realtà è effettivamente. E questo anche perché io penso che sia importante non fare delle operazioni, ma io dico anche difficile, cioè non azzerare, ma andare oltre il mito del ricordo o del ricordo del ricordo, andare oltre la nostalgia. E faccio un esempio, ne parlavo prima con Salvatore durante il caffè. Abbiamo quasi concluso, stiamo per pubblicare una ricerca dell'intervista qualitativa in zona Bicocca a Milano, dove c'è l'università, ha senso perché c'è l'università, la zona Bicocca, se mettiamo insieme anche le zone di Mito e Sesto San Giovanni, aveva in passato una concentrazione, c'era la fatta Pirelli alla Praia, come dire, vediamo la Farnella Fiat, c'era tutta quasi l'industria italiana. Allora, la Pirelli non è mai stata un'azienda generosa nei confronti dei lavoratori, non è stata la discutibile da Olivetti
di Ivrea, di Adriano Olivetti. Nelle memorie delle persone che lavorano in Pirelli, andavano all'asilo della Pirelli, andavano in vacanze in Pirelli, la Pirelli, che era fino agli anni 70, soprattutto negli anni 70, di Milano, un luogo totalizzante oppressivo, veniva indicato oggi come un luogo totalizzante comunitario, paradossalmente. Cioè, viene recuperata la Pirelli perché la Pirelli ti faceva sentire qualcuno, ti garantiva, ti accompagnava. Vuoi fare un geografico, come dire, privato? Cosa che facevano anche le altre aziende, lo Splendore, discutibile, ma lo Splendore da questo punto di vista è stato l'obiettivo. Allora, secondo me su questo è importante. Lavorare oggi per sviluppare narrazioni comunitarie significa lavorare per tentare di disarticolare anche le micro, evidentemente, dei processi che invece sono regionali, con tutte le difficoltà del caso, evidentemente. Perché potrebbe essere anche molto gratificante, secondo me, fare delle operazioni di recupero di memorie, di esplicitazioni di memorie che riguardano gli anziani, ma poi gli anziani, i Rolling Stones hanno 70 anni, attenzione, anche quando parliamo di anziani, abbiamo sempre in testa l'anziano che coltiva l'orto, ma non può, gente che non ha mai visto una carota in vita sua, diventa, sono qua, che stanno al supermercato, evidentemente, no? Arriverà l'anziano, le persone che pensano che il tonno in scatola è da uno stabilimento in cui si produce il tonno, che il tonno non ha visto una gallina, se non morta. Allora, su questo, secondo me, questa è la scommessa veramente interessante. E questa è la scommessa interessante che ci consente non solo di raccogliere narrazioni o di raccogliere narrazioni appena stimolate, ma di tentare di inventare un sistema di narrazione territoriale che stia effettivamente in una dimensione comunitaria, che si lega a una comunità reale per quello che c'è una comunità densamente contraddittoria, ed è su questo che noi dobbiamo lavorare, perché la comunità panettone e miele non esistono, la comunità è contraddittoria, ma anche questa è la nostra sfida interessante per noi pedagogisti, che siamo obbligati a pensare ai cambiamenti, non solamente ad analizzare una situazione, siamo obbligati a pensare allo sviluppo positivo dall'intervento. Grazie, basta.